Davanti alla porta c'era un pacco per noi. C'è una S. È una pietra preziosa. Ho nascosto una valigetta con tutte le informazioni. Un dispositivo. C'è una foto. È una vera e propria casa sull'albero. È una lettera. Qui parla di aver rubato qualcosa al gorilla delle ametiste. Pensa che l'abbiamo rubato noi. Come facciamo a ridargliela? Ta-da! Sono dei particolari strumenti che servirebbero per teletrasportarsi. Ci sono? 3, 2, 1. Ehi, ha funzionato! Ma dove siamo, lui? Che razza di posto è questo? Sofì, ci troviamo nella foresta! Caspita, è vero! Aiuto! Oh, oh, sentite, c'è l'eco! Oh, terribile! Guardate che razza di posto! È pieno di alberi! Ma fermi tutti, facciamo un piccolo riassunto. È una storia alquanto complicata, quindi mettetevi comodi. E se non fate parte del team Trot, mi raccomando, iscrivetevi assolutamente cliccando il tasto iscriviti. Beh, come sapete, noi abbiamo il solito nemico, Signor S, il quale stavolta ci ha messo contro il gorilla delle ametiste. Noi abbiamo preso questi macchinari geniali che ci hanno teletrasportato in questo posto, dove ci dovrebbe essere proprio il gorilla delle ametiste, che ce l'ha terribilmente con noi, perché crede a... Che succede? Aiuto, avevo sentito il ronzio di un'ape. Mi hai fatto saltare in aria. Comunque in questo momento abbiamo problemi ben più grossi delle api. Infatti il gorilla delle ametiste pensa che noi abbiamo rubato la sua amata ametista e ce l'ha con noi e con tutta l'umanità. È venuto persino a casa nostra a Milano a cercarci. L'unico modo per salvarci e salvare tutto il team Trote è restituire l'ametista al gorilla, che ahimè crede l'abbiamo rubata noi. Invece è stato quel cattivissimo del signoresse a prendere quella pietra e darla a noi. Noi non sapevamo neanche cosa fosse. È un pendolo con una pietra preziosissima. Penso che il suo valore sia inestimabile. Ma noi non vogliamo assolutamente avere problemi. Abbiamo intenzione di ridare la pietra preziosa al proprietario, sperando che lui l'accetti e non se la prenda con noi. Ma prima di ridargli la pietra, ovviamente, dobbiamo trovarlo. Dobbiamo capire dove cavolo siamo finiti. Ehi, oh, c'è nessuno? Non si sente un fico secco. Ehi, ma di qui vedo un percorso. Sembrerebbe proprio un percorso. Visto che siamo vestiti da avventurieri, mi sa proprio che per scoprire se questo percorso sia quello giusto dobbiamo proprio percorrerlo. Quindi andiamo. Aiuto, no, non voglio andare. Ma su, dai, che stai dicendo? Andiamo, andiamo. Su, su, vai avanti tu. Ma è pericolosissimo. Come avanti io? Vai avanti tu. Vai, vai, fai l'uomo. Su, su, su. Oh, ok, ma andiamo avanti insieme. Oh, cavolo. Ci sono mille ostacoli. Vedo insetti dappertutto. Ci potrebbero essere lucertole, topi, serpenti. Non ti dire così. E poi ovviamente da un momento all'altro potrebbe spuntare il gorilla delle ametiste con tutti i suoi amici arrabbiati con noi. Lui, siamo fritti. Su, dai, siamo venuti qui per questo. Dobbiamo esplorare. Aspetta. Abbiamo bisogno di un bastone. Mamma mia. Ok, wada! Questa sarà la nostra arma di difesa. Ok, andiamo. No, 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 aspetta, aspetta. Cosa devo aspettare? Prima devo fare questo. A me il bastone. Tieni. Sapete chi sono io? No, chi sei? Ragazzi, la leggenda narra, e la realtà lo conferma, che io sono un vecchio saggio. No, ma il bastone, quello ci serve. Mi dispiace, devo fare così, è il rito. Va bene, andiamo. Prima di tutto recuperiamo questo bastone. Ok, la strada prosegue di lì. Ci sei, Sofì? Ci sono. Aspetta. Che succede? Che hai visto? Ci sono i fiorellini. Che carino. Un fiore? Lui, lo vedi? Cosa devo vedere? Guarda, c'è uno scarabaggio gigante.
abituati, siamo nella foresta. E poi ti sembra il momento di raccogliere fiorellini? Cioè, noi dobbiamo salvare tutto il Team Trote, tutta l'umanità, sconfiggere le signoresse e tu pensi ai fiorellini. Sì, infatti hai ragione, li lascerò perdere. Sono pieni di insetti. Ma dove cavolo siamo? Non c'è un indizio, non c'è nulla, niente di niente. Siamo soli, in mezzo a questa mega foresta. Gorilla, siamo qui per te. Se ci sei, fatti avanti. Lui aspetta. Cosa? Quella cos'è? Ma sembra una freccia. Sì, assolutamente. È una freccia che indica quella direzione. Quindi vuol dire che non dobbiamo andare di là. Bene, io vado a cercare un posto dove dormire di là, nell'altra direzione. Ciao! Ma dove vai? Fermati subito lì. Su, andiamo. Vuoi trovare il gorilla delle ametiste e dimostrargli che siamo buoni? E che non abbiamo rubato noi la pietra? Sì, lo voglio trovare, io lo voglio dire. Ma ho tanta paura! No, no, non fare così, dai. Su. Ma Carciofina, di cosa hai paura? Finché ci sarò io al tuo fianco, non ti accadrà nulla. Un'ape! Scappa, aiuto! Aiuto! Guarda lui! Facciamo così. Il bastone lo prendo io. Così sai mai, visto che sono un vecchio saggio, so combattere. Wata! Conosco ogni mossa dei ninja. Adesso mi sento più sicura. Andiamo. Dai, seguimi, Fifone. Mi ha chiamato Fifone. Viva l'avventura! Andiamo. La. Il gorilla. Devo dire che le ragazze cambiano idea molto facilmente. Ma qualche minuto fa non era spaventatissima. Lui? Sì. È ufficiale. Ci siamo persi. Ma come ci siamo persi? Non è possibile. Hai detto di seguire la freccia. Eh sì, lo so, ma ormai camminiamo da ore e non abbiamo visto nulla. Del gorilla non c'è alcuna traccia. Aspetta, forse ho io la cosa che fa il caso nostro. Tra gli oggetti che ci siamo portati in questo bellissimo cestino ci dovrebbe essere... Eccola! La bussola! Oh oh! Questa ci indicherà la strada. Dobbiamo andare a nord. Di qua no, di qui... Ok, dobbiamo andare in questa direzione. Di là, ma non è possibile, non c'è nulla. Senti lui, le bussole indicano sempre la direzione corretta quando sono indirizzate verso sud. Quindi è di lì che dobbiamo andare. No, dobbiamo andare di là, ti dico. Sono assolutamente in disaccordo con te. Quindi ci separiamo. È alla base di tutti i film d'avventura. I protagonisti non si devono separare mai. Dobbiamo stare insieme, dobbiamo stare uniti. Se ci perdiamo, come facciamo a ritrovarci in mezzo al nulla? Ho capito, ma è alla base di ogni relazione tra le persone. Se due hanno delle idee contrastanti e non trovano un punto d'incontro, allora cosa fanno? Ognuno fa quel che gli pare, quindi ciao! No, aspetta! Che c'è adesso? Non vado di là a lui, non c'è niente! Ho avuto un'altra idea, sono uno scienziato pazzo. Qui dentro abbiamo questo. Sì, serviva per catturare il gorilla. È dello spago! Potremmo fare una cosa fighissima, ovvero attacchiamo questo in un punto della foresta e dopodiché camminiamo, così possiamo poi ritrovare la strada. Sono o non sono un genio? Ah, sì, tipo come Hansel e Gretel che spargevano le mollichine di pane. Sì, interessante questa teoria. Va bene, facciamolo. Ok, allora, legherò questo qui. Cosa stai facendo? Sto cercando di legare questo all'albero. Ragazzi, mi sembra molto molto imbranato. Aiuto! E voilà! Ci sono riuscito! Così non ci potremo più perdere. Su, sei pronta? Andiamo, vecchio saggio! Ok, andiamo al nord, così se poi ci perdiamo almeno possiamo andare nella direzione giusta, cioè quella che avevo detto io. Non si vede proprio niente, assolutamente. Nulla e ancora nulla. Del gorilla e delle ametiste neanche l'ombra. Come volevasi dimostrare? Questa è la strada sbagliata, le ragazze hanno sempre ragione. Lui, quindi, vuoi proseguire ancora o ammetti di aver sbagliato e mi fai andare nella direzione che volevo io? In realtà... non lo so. Sì, forse ho fatto un piccolo errore di calcolo e la strada giusta era... di là. Ecco, per fortuna hai avuto la brillante idea di legare lo spago, quindi adesso lo tireremo e torneremo al punto di partenza per poi andare verso la mia direzione. Su, tira lo spago. Ok, che ci vorrà? Sono un genio. Seguiamo lo spago. Ok, ci siamo quasi, sta per finire lo spago. E voilà!
Sofì, lo spago è slegato. Lo spago non è più attaccato all'albero, quindi ci siamo persi. Lui? Cosa stai dicendo? I lacci non si slegano da soli. Se si è slegato dall'albero è perché forse qualcuno l'ha tolto. Cosa stai dicendo? Secondo te c'è qualcuno oltre a noi in questa foresta che può aver slegato questo laccio? Lui, penso proprio di sì. Secondo me invece non è così. Ci siamo sbagliati fin dall'inizio. Qui non c'è proprio nessuno e questi aggeggi del teletrasporto magari hanno sbagliato, ci hanno portato da qualche altra parte. Dove siamo? Non sappiamo neanche se siamo ancora in Italia. Dove siamo? In Sudafrica. Non lo so, lui, non so che dirti. So solo che sta iniziando pure a fare un po' di freschetto e io ho tanta paura. Hai sentito anche tu quel rumore? Sì, forte e chiaro. Proveniva da lì. Sembra proprio di sì, fammi controllare. Lui, guarda qui. Vediamo? Sì, si vede qualcosa. Ma cos'è? Mamma mia, è difficilissimo salire. Stiamo veramente facendo trekking. Dammi la mano. Ok. Oh cavolo, lui! Girati! Che c'è? Che succede? Oh, wow! E quella cos'è? Quella è una casa sull'albero! È incredibile! Aspetta, sono ferma! Quella potrebbe essere la casa del gorilla! O ancora peggio, del signoresse! Non so lui, però è così carino! Io direi di andare a scoprirlo insieme! Ma sei impazzita o cosa? E se lì dentro ci fosse il gorilla? Beh, in fondo, non so se ti ricordi, ma siamo qui apposta per quello! Dobbiamo ridargli la famigerata ametista! Non dondolare troppo quel coso, okay. Lo sai che effetto mi fa? Sì, passiamola subito. Lui, dimostrazione del fatto che stiamo andando nella direzione giusta. Guarda qui. Un'altra freccia? Sì, secondo me è proprio il caso di vedere a chi appartiene questa casa. Io sinceramente me la sto facendo addosso, ho strapaura. Sì, e questo lo sapevamo che sei un fifone. Grazie. Vieni qui. Ci siamo. È proprio dietro di me. Ma guardate che posto incredibile. È letteralmente una casa sull'albero. E questo è il ponte che ci permetterà di entrarci dentro. Wow, fa sempre più paura. Lui, io sono super determinata. Voglio assolutamente ridare l'ametista al nostro gorilla, costi quel che costi. Quindi spero tanto che lui sia lì dentro, anche se ho tantissima paura e non ci resta che entrare. Vado avanti io. Andiamo, seguimi.